Negli ultimi anni, probabilmente per noi questa è la trilogia, abbiamo affrontato il tema di Gesù Cristo partendo da varie angolazioni. La prima è stata quella, forse un anno fa, in occasione della Santa Pasqua, abbiamo intitolato il nostro ping pong le ultime 18 ore di Gesù Cristo, cioè ciò che Gesù Cristo ha vissuto negli ultimi giorni, perché 18 ore non era solamente intorno alle 18 ore di Gesù Cristo, e poi per Natale ultimo gli anni sconosciuti ed oggi, iniziando con il professor Daniele Tripaldi, docente dell'Università di Bologna di letteratura cristiana antica, e poi con i nostri protagonisti che subito dopo vi presenterò, vogliamo affrontare un tema altrettanto delicato che riguarda quella figura, Gesù Cristo, uomo e Dio, ma in un certo senso un paradigma che riguarda ciascuno di noi, la nostra la passione, la nostra morte. Il quadro storico, professor Tripaldi, stiamo parlando evidentemente della fine del primo secolo prima di Cristo e dell'inizio dell'attuale periodo della cristianità, post Christum Natum. Esattamente, 80 anni dopo circa la morte di Gesù, Tacito dirà che sotto Tiberio era stato tutto tranquillo, quindi l'esecuzione di Gesù agli occhi di un romano rappresentò un atto di ordinaria amministrazione. Tiberio regna dal 14 al 37 dal 37 d.C. e probabilmente intorno al 30 va collocata l'esecuzione per crocifissione di Gesù. L'esistenza di Gesù di Nazareth si conclude quindi proprio entro i primi 30 anni del primo secolo d.C. Era iniziata, come tutti più o meno sappiamo, sotto il regno di Erode, Erode il Grande, che muore nel 4 avanti Cristo. In una data imprecisata Gesù nasce probabilmente tra l'8 e il 4. Quindi dovremmo parlare oggi non 2017 ma intorno al 2021-22. Esattamente, esattamente. E probabilmente quando Gesù è morto non aveva 33 anni ma andava già verso la quarantina. Diranno, forse lo dirà lei ma anche i nostri protagonisti, il biblista, un errore di Dionigi il Piccolo. Sì, esattamente, un monaco sciita che sbagliò i calcoli. Bene, e invece la Palestina di quel tempo? Ecco, la Palestina di quel tempo, Erode sale al potere grazie ai Romani fondamentalmente. I Romani iniziano a interessarsi fisicamente, molto concretamente, della Palestina intorno agli anni 60 del primo secolo avanti Cristo, quindi siamo circa una cinquantina d'anni prima della nascita di Gesù, ed Erode sfrutta il potere romano per installarsi come regno su tutta l'odierna terra di Israele. Gesù nasce sotto Erode, ma dopo la morte di Erode la Palestina verrà divisa in quattro parti da Augusto, che verranno affidate ai quattro figli di Erode. Gesù capiterà sotto la tetrarchia di Erode Antipa, tetrarca della Galilea. Tetrarca significa appunto sovrano di una quarta parte del regno. Quando nel 6 d.C. Archelao, tetrarca della Giudea, verrà deposto, i Romani trasformeranno la sola Giudea, quindi l'area meridionale della terra di Israele intorno a Gerusalemme, la trasformeranno in provincia romana che verrà amministrata da un procuratore romano sotto le dirette dipendenze del prefetto di Siria. Io chiedo la regia di mandare queste slide, la numero 8 e la numero 9 per i nostri telespettatori con il suo commento, perché lei già ha detto. Allora facciamo risalire la nascita, con le fonti storiche a disposizione, sì, archeologiche, di Gesù Cristo, 7-6 avanti Cristo. Sì, siamo indietro. Vediamola, eccole qua. In quel torno d'anni, sì. E la data tradizionale è dovuta, l'abbiamo detto, di Dionigi il Piccolo, 7-4 avanti Cristo. Meglio, post Christum, qui è sbagliato, è post Christum, fuga e dimore in Egitto. No, no, sempre avanti Cristo. Avanti Cristo, sì, sì, sempre qui perché stiamo sbagliando. Sempre avanti Cristo perché Erode ancora non è morto. Ancora non è morto. Almeno secondo il racconto di Matteo. E la vita a Nazareth, questi sono gli anni oscuri di cui abbiamo fatto cenno all'inizio. Appunto, gli anni oscuri non sappiamo esattamente. Sconosciuti più che oscuri. Oscuri perché sono, diciamo così, opachi, perché non abbiamo fonti affidabili
o addirittura fonti su quel periodo. Quello che possiamo vedere però in parte è quello che sappiamo della vita sociale della Palestina di allora. Nella Palestina di allora chiaramente soprattutto i grandi programmi edilizi di Erode avevano portato a un impoverimento generale della popolazione, perché chiaramente questo richiedeva aumenti di tasse sulla popolazione. Si stima che nella Palestina di Gesù più o meno se ne andasse tra il 33 e il 45% del prodotto agricolo annuale di una famiglia. Ci sarebbe grosso modo come il 40-42% della pressione fiscale contemporanea in esattamente. Italia. Esattamente, tra sacerdoti e tempio, i dinasti erodiani e la tassazione romana dove era da pagare, più o meno questo è stato calcolato. Con una differenza, professore, che Gesù Cristo dirà subito dopo: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, quello che non capita oggi. Un'altra differenza notevole era che allora, se non si riuscivano a pagare le tasse, chiaramente si rischiava di dover vendere le proprie proprietà e di arrivare anche a forme di schiavitù per debiti. Da cui si fuggiva scappando nei deserti o sulle montagne e diventando fondamentalmente banditi. Non è un caso che Gesù verrà comunque crocifisso tra due banditi. Banditi, chi volete che liberi poi verrà. Esattamente, quindi immaginiamo come, nonostante quello che ci dice Tacito, la situazione economica e sociale era tutt'altro che tranquilla, c'era un malcontento latente che si andava diffondendo e che a intervalli regolari emergeva in forme di rivolta contro il potere degli Erodi e contro il potere romano. Sempre le nostre slide ci dicono che dall'estate del 28 d.C. inizia la predicazione di Gesù Cristo e poi dal 28 al 30 i primi miracoli, la scelta dei 12 apostoli. Sì, esattamente. Questa è la datazione che ci viene offerta dal Vangelo di Luca, che afferma che Giovanni Battista sarebbe comparso a predicare nel deserto della Giudea nel quindicesimo anno di Tiberio, quindi siamo tra il 27 e il 28 dopo Cristo. Gesù sarebbe andato a battezzarsi immediatamente a ridosso di quegli anni e da lì avrebbe iniziato la sua attività. Si discute se sia stata un'attività di un anno o di tre anni. Un anno è la datazione fornita da Marco e Matteo e Luca, anche se Luca ha dei passi che sembrerebbero attestare una sua conoscenza di un periodo più lungo dell'attività di Gesù, tre anni è la datazione, il periodo di tempo che emerge invece dal Vangelo di Giovanni. E arriviamo a aprile del 30 d.C., ingresso in Gerusalemme, che noi ricordiamo attraverso la Domenica delle Palme, la gente festante che lo accoglie, l'asino, così sì, è stato detto proprio nella Domenica delle Palme, portato Gesù che sale sull'asino e fa l'ingresso in Gerusalemme, però l'attende la crocifissione e la morte. E qui le date parlano del maggio 30. Allora, sì, diciamo, con il calendario all'ebraica si è probabilmente trattato di venerdì 14 di Nisan, forse del 30 dopo Cristo. Quello che succede quella notte, la notte che porterà alla crocifissione, qualcosa di molto convulso. Si discute se gli stessi romani fossero coinvolti nell'arresto di Gesù. Fatto sta che Pilato, che era il procuratore romano all'epoca, era un uomo dai modi molto spicci, probabilmente non capiva e disprezzava anche gli ebrei, si ritrova fra le mani qualcuno che gli viene presentato come un pretendente alla regalità su Israele, casi che avrà da affrontare successivamente e che nel 36 porteranno alla sua deposizione, perché sbucherà un profeta samaritano, lui interviene con la cavalleria, come si suol dire, ma in quel senso, in quel caso letteralmente, massacra tutti e verrà deposto. Ecco, nel caso di Gesù la soluzione fu molto più rapida e concordata e portò a un'eliminazione del presunto re in poche ore.
Qui noi ricordiamo il famoso detto se ne lava le mani, oggi Pilato se ne lavò le mani, nel gergo comune, quando uno non dice né sì né no, dice arrangiatevi in sostanza. Esattamente, Pilato, da quello che sappiamo, sembra essere stato un tipo che portava le situazioni fino al punto di rottura, in alcuni casi lo passava, in altri si ritirava fino all'ultimo momento. Ecco, concludiamo questa anteprima con lei, la ringrazio per presentare poi subito i nostri ospiti, ricordando come è stato poi scoperto il luogo reale del pretorio dove poi veniva amministrata la giustizia. Sì, il pretorio appunto è il luogo dove sarebbe, era la residenza, diciamo così, del procuratore della Giudea in occasione delle grandi feste, quando la popolazione di Gerusalemme triplicava, se non di più. Normalmente risiedeva a Cesarea Marittima, sulla costa, e solo in occasione delle grandi feste, tra cui la Pasqua, si recava a Gerusalemme per risolvere i casi più spinosi. Grazie, regia. Sigla. Aiuteranno e ci accompagneranno in questo excursus che abbiamo introdotto con il professor Daniele Tripaldi per capire il quadro, il contesto di quel tempo. Ci accompagneranno Don Franco Appi, teologo morale, lo stesso professor Daniele Tripaldi, il professor Roberto Reggi, biblista, poi accanto a me il dottor Claudio Widmann, psicologo junghiano, scrittore, il dottor Luigi Montanari, che è direttore dell'unità operativa cure palliative di Ravenna, dell'ASL Romagna, e il dottor Loris Presepi, psicoanalista. Come vedete, una serie di specialisti e protagonisti che a loro, con la loro professionalità entreranno nel merito, perché vogliamo offrire a ciascuno di voi un contributo per vivere, e sotto l'aspetto religioso, ma anche sotto l'aspetto puramente laico, come ho avuto modo di dire all'inizio presentando e prima di iniziare la puntata, quel momento della passione alla morte dell'uomo, Gesù, Giosuè, Gesù Cristo, e della divinità, uomo Dio, ma cosa ha sofferto, cos'è capitato, cosa dicono i Vangeli, cosa dice la storia, cosa dice la scienza a proposito della morte, come ci si prepara quando l'ultimo respiro sta per arrivare a livello psicologico. Inizierei con Don Franco Appi, perché l'aspetto teologico, noi forse col professore abbiamo ho fatto un'invasione di campo? Non lo so, dica lei. No, ha parlato per la sua competenza. Non si è addentrato a parlare di questi rapporti fra la divinità e l'umanità di Cristo, dunque ha fatto quello che poteva fare con le sue competenze. Non credo che abbia volontà di intervenire ad altri livelli. No, assolutamente. Non ho una formazione di teologo. Quindi. No, le cose che sono state dette sono sicuramente molto interessanti. Io ho sempre un minimo di, non dico diffidenza, ma un minimo di freddezza quando vengono utilizzati i testi evangelici come testi storici, perché lo sono in piccola parte, sono soprattutto la sintesi scritta della predicazione di Gesù. I tre sinottici hanno un viaggio di Gesù verso Gerusalemme e lo schema teologico di Gesù che va verso Gerusalemme, quindi secondo i sinottici ci va una volta sola, perché a Gerusalemme si completa la missione, la predicazione, la morte e la resurrezione del Signore è il momento più fondamentale. Qualcuno sostiene per esempio che i tre sinottici, soprattutto Marco, ma tutti e tre i sinottici, sono una lunga premessa al racconto della passione, morte e risurrezione. Dunque, forse come libro storico, quello di Luca ha forse qualche riferimento in più dal punto di vista storico, lui stesso lo dice, ho fatto delle ricerche,
e quindi in qualche era di cultura scientifica, era un allora, medico. Don Franco Api, questo è interessante, importante per credenti e non credenti, quello, la domanda che le rivolgo. Chiedo però alla regia di mandare la 1, 2, 3, forse la 4 slide che ci aiutano. Intanto capire, lo diciamo spesso, cosa sia il Vangelo. Euangelion, eccolo qua. La buona novella, la buona notizia, mi aiuti se sbaglio, no, e no, poi no, la seconda perfetto. Che ci dice la differenza tra i tre Vangeli sinottici che sono, descrivono la trama quasi in maniera uniforme, mentre la quarta, il quarto che invece è il Vangelo di Giovanni, che danno sua propria descrizione. Però lei quando dice, scusatemi, mi rivolgo anche a voi biblisti storici, quando dice ma noi i Vangeli dobbiamo prendere non dal punto di vista storico, ma sono stati scritti nel periodo, alcuni con la tradizione orale, altri con tramandare le notizie, ma ci sarà pure un supporto di carattere storico. Allora, lo schema dei tre sinottici è uno schema teologico, questo non significa che i fatti raccontati non sono veri, ma la cronologia non la si può desumere da uno schema che è di tipo teologico. Fra l'altro la cosa, adesso lasciamo a parte, l'ultima cosa che mi viene in mente è nel racconto della risurrezione di Lazzaro, dove si dice di Maria, la sorella di Lazzaro, che è quella che ha versato sul capo di Gesù. Lo dice il capitolo prima di quando viene raccontato il fatto, no? E dice quello che ha fatto, quindi naturalmente c'è qualcosa che non funziona. Poi nel capitolo dopo dice Maria, la sorella di Lazzaro che Gesù, eccetera. No, allora, insomma, è chiaro che l'intento, lo sa bene Giovanni, che sta scrivendo, Giovanni, l'autore del Vangelo di Giovanni, che sta scrivendo delle cose che non sono coerenti dal punto di vista della narrazione, perché il suo interesse non è la precisione cronologica, è la precisione teologica dei fatti. Così nei sinottici il culmine della vita di Gesù è quello che avviene a Gerusalemme e i sinottici puntano a raccontare questo evento straordinario della morte e risurrezione. Secondo Giovanni è andato 3-4 volte a Gerusalemme, 3 volte mi pare. Tutto regge. I Vangeli non hanno una pretesa storica, sono però appunto inquadrabili storicamente con quello che sappiamo della Palestina dell'epoca. È vero che ci possono essere delle piccole imprecisioni, delle piccole incongruenze. Giovanni è molto diverso dagli altri tre perché Giovanni ha scritto molto dopo, per cui le cose attorno che erano... alla fine del primo secolo, sì, Giovanni. Probabilmente attorno al 100. Giovanni è morto nel 98 nella persecuzione di Domiziano. E poi il testo che noi chiamiamo Vangelo di Giovanni ha avuto 2-3 probabilmente redazioni, forse sicuramente dall'Apostolo Giovanni, ma forse anche da suoi discepoli. Perché per esempio Giovanni è così diverso dagli altri? Perché appunto scrivendo dopo, l'ultima cena l'hanno già raccontata agli altri tre, non la racconto anch'io. La resurrezione di Lazzaro, se la sono dimenticati, la dico io. L'adultera, la dico io. La samaritana. Cioè, cose che c'erano già nei tre sinottici, Giovanni non ha avuto bisogno, necessità di aggiungerle di nuovo. Cose che non erano state dette le ha precisate lui. Questo è il motivo della differenza. Però addirittura, per proseguire, scusa. Giovanni, dopo aver finito di scrivere, si accorge che non ha detto una cosa importante, perché per cui aggiunge un ultimo capitolo che sembrava, no, all'inizio non c'era, è evidente, perché si legge una chiusa e poi c'è un capitolo in più. È chiaro che l'interesse era di approfondire alcuni aspetti che venivano messi in discussione. Questo ragionamento di se i Vangeli abbiano rilevanza storico solamente teologica o sociale, che è interessantissimo, che andrebbe ad analizzare. Una rilevanza storica ce l'hanno, ma non hanno la cronologia che... Sì, sì, ma ho capito perfettamente. L'importante è che sì, almeno tra di noi si sappia cosa vuol dire... Prego, prego, se professore. Se posso aggiungere che... qualcosa, di fatto i Vangeli è chiaro che non sono storia come la intendiamo noi adesso, come una storiografia novecentesca con tutti i crismi. O come quella scritta da Livio, Tito Livio, dai Romani che sono venuti successivamente. I Vangeli fanno parte di un genere biografico antico il cui interesse principale è tratteggiare il carattere di un personaggio, selezionando anche, non necessariamente in ordine cronologico, detti ed episodi biografici del personaggio stesso. È chiaro che in tutto questo, però, ad esempio, le biografie
dei 12 Cesari di Svetonio o di Plutarco, noi le utilizziamo come fonti storiche. Beh, perché la interrompo un secondo, professore, perché abbiamo al telefono padre Sergio Galdi, che è commissario generale della custodia di Terra Santa. La ringrazio, un momento particolare, voi state vivendo questa settimana. È al telefono innanzitutto, io continuo a parlare, mi ascolta? Sì. Grazie. Sì, certamente, buon pomeriggio a tutti, grazie, tutti gli ascoltatori. Grazie tante per la sua disponibilità di collegamento. Una settimana santa particolare dopo il restauro ultimato del Santo Sepolcro? Certamente, ed è realmente una grazia quella che stiamo vivendo, perché è stata una occasione, come lei ben sa, come gli ascoltatori ben sanno, periodicamente le date della Pasqua coincidono delle celebrazioni per la Chiesa Cattolica e per le Chiese Ortodosse, ed in questa occasione poi abbiamo la gioia di celebrare tutti insieme la Pasqua con questo storico evento che è stato appunto quello del rinnovo e del restauro dell'edicola del Santo Sepolcro, che è stata poi un'occasione per tutti noi, parlo delle comunità interessate dallo status quo nella gestione delle grandi basiliche dell'Incarnazione, è stata un'occasione per fare un ulteriore passo avanti nella collaborazione, nella cooperazione, nella crescita comune. E realmente ciò che è accaduto con questo restauro e ciò che sta accadendo ancora in questo momento, in questi giorni, con il restauro che continua della Basilica di Betlemme, ecco, è il segno che questa reciprocità, ecco, cresce sempre più. Io, ed aumenta questa collaborazione. Padre Galdi, ho detto, lei commissario generale della custodia di Terra Santa, che parla da Gerusalemme. In questa settimana naturalmente saranno tanti pellegrini, percorreranno la via dolorosa per arrivare alla chiesa del Santo Sepolcro. Lei ha parlato poco fa di status quo. Io ricordo, sono stato in Terra Santa a Gerusalemme un paio di volte, quella scala famosa che è messa lì. Quindi lo status quo si riferisce al 1852-55, quant'è? Prima, in effetti, ai primi dell'Ottocento, ma in effetti lo status quo è un corpus normativo consuetudinario, non scritto, che regola la vita delle tre più grandi comunità all'interno del Santo Sepolcro e delle tre più piccole, che sono costituite appunto da noi, i francescani per la cattolicità, dei greci ortodossi, degli armeni ortodossi, e poi ci sono le tre comunità più piccole composte dai siriaci, etiopi e copti, sì, che in questi giorni proprio sono particolarmente provati. Anzi, mi perdoni, proprio ne approfitto per ricordare attraverso di lei anche questa strage avvenuta in Egitto, lo riprenderò anche dopo, un momento particolare per tutta la cristianità, ma per il mondo, attenzione, perché certo, è un passaggio importante della nostra storia. Certamente. L'altro tema è, prego, dopo il restauro, quanto è importante secondo lei per i pellegrini che vengono a Gerusalemme il ricordo archeologico, cioè la presenza archeologica che dà sostanza alla ricerca, non già della fede, perché la fede non ha bisogno, certo, di questi aspetti, certo, ma dà sostanza alla nostra ricerca individuale, in fin dei conti, certo, venire lì, vedere quelle cose, il Santo Sepolcro, il Calvario, il probabile punto dove veniva messo la croce. Certo, certo. Il Golgota. Certamente, diciamo che per alcuni santuari noi abbiamo la certezza che siano proprio quelli appunto che la tradizione ci ha consegnato, e siamo sicuri che sono proprio quelli indicati dai Vangeli, e parlo del Santo Sepolcro, della Natività, ed in particolare noi abbiamo la certezza anche di luoghi quali quello ad esempio della casa di Pietro di Cafarnao. Cafarnao, sì. E poi ci sono dei santuari la cui evidenza archeologica in effetti conferma quella che poi è la tradizione. Parlo ad esempio della tomba di Maria, i cui rilevamenti archeologici sono assolutamente conformi al racconto del protovangelo di Giacomo, del Vangelo apocrifo che ci è stato tramandato. Per cui
ad esempio anche gli apocrifi che pur se non sono considerati appunto ispirati dallo Spirito Santo, ma che sono dei documenti storici molto importanti, logicamente non fanno altro che avvalorare poi con la evidenza archeologica i luoghi che noi veneriamo da secoli. E quindi è molto importante che ci sia anche poi un riscontro scientifico, ecco, per a supporto comunque della, non della nostra fede, che non ha bisogno appunto di queste conferme, ma appunto proprio per la conoscenza e per la cultura. Io la ringrazio per questo collegamento, che per le testimonianze che ci ha offerte. Ne approfitteremo ancora per collegarci con lei, anche perché so, lei ci ha detto, sappiamo dalle cronache, che proseguono i lavori di riposizionamento archeologico e storico in Terra Santa, nella Holy Land, no? Sì, certo. Grazie. Poi, benissimo, grazie a loro. Grazie, buona Pasqua. Tanti auguri di buona Pasqua, grazie. Caro professore dottor Widmann, lei come la vede questa storia? Ma io non ho la competenza dello storico per leggere i Vangeli come un documento storico. Non ho una competenza teologica per leggerli come un documento, come un processo teologico. Non ho molte possibilità. Potrei leggerla facendo naturalmente una scelta molto, molto riduttiva, molto restrittiva, come la vicenda di un uomo, per quanto particolare, per quanto eccezionale, come una vicenda esistenziale, intendo dire. E allora a me colpiscono due cose. Se io leggo questa vicenda come accadesse per l'appunto ad un conoscente, ad uno di noi, colpisce prima di tutto l'esperienza narrata abbastanza dettagliatamente della morte. Colpisce anche il come uno arriva alla morte. Lo storico ci ha un attimo scombinato i quadri di riferimento, ha spostato un po' le date un po' indietro, l'età di Cristo un po' avanti, ma in qualche modo non cambia molto. Questa è una persona che vive, per così dire, nell'anonimato quasi tutta la propria vita. E ad un certo punto esplode anche un incalzare di eventi che culmina con la morte. Ecco, questo io lo trovo paradigmatico di tante situazioni umane, anche se tengo conto che 2000 anni fa uno che era tra i 33 e i 37 anni, grosso modo, credo che si potrebbe storicamente ipotizzare, era sicuramente un uomo. Oggi nessuno di noi avrebbe esitazione a chiamarlo un ragazzo. Si autochiamano ragazzi. Allora la storia di questi ragazzi che fanno una vita molto tranquilla, molto quasi anonima, quasi comunque non particolare, e che poi esplode in un incalzare di eventi che culmina con qualcosa di letale, questa è una faccenda che non solo mi interessa, ma che ci interessa. E poi c'è tutta la fenomenologia della morte. Su cui si può anche riflettere. La ringrazio, dottor Widmann. Credo che conveniate con me anche questa, l'ha chiamato un aspetto paradigmatico, se non mi sbaglio, questo accostamento tra quel periodo, quel tempo, i millennials di oggi, i ragazzi, qualcuno direbbe i bamboccioni, quei ragazzi che pensano d'altro, insomma è un tema estremamente interessante, dottor Presepi. Ma anch'io lo trovo molto interessante e lo trovo interessante principalmente per questo motivo, perché la condotta di vita di quest'uomo, dell'uomo Gesù, è una condotta di vita che arriva a accettare di essere ammazzato in quel modo e senza opporsi a questa sorte particolarmente tragica. Cioè, il fatto che una persona possa accettare, potendo scegliere, di essere ucciso così, e questo a me interessa molto. Non mi interessa nel momento in cui, diciamo così, si utilizza la religione, la Chiesa,
Per fare in modo che questi eventi vengano sminuiti dal fatto che, come si dice, dato che si trattava di un Dio, un po' come se Dio facesse, come se avesse la bacchetta magica in mano. A me interessa moltissimo l'esempio di quest'uomo Gesù, perché è quello che ognuno di noi cerca. Che cosa cerca ognuno di noi? Se non il potere sulla morte, di avere potere sulla morte, se non proprio di avere potere sulla morte. E quello che in fondo si dice, viene chiamata, viene evocata come angoscia di morte, in realtà non si tratta dell'angoscia di fronte alla morte, si tratta dell'angoscia di fronte alla vita di ognuno di noi. Certo, la morte è uno di quegli aspetti di cui noi siamo certissimi, una delle nostre certezze, e credo che da questo punto di vista ognuno di noi nella sua vita, in fondo, ecco, non cerchi altro che di avere potere sulla morte. Il fatto che ci sia una persona che ha avuto una condotta di vita che gli ha consentito di arrivare alla morte e a quel genere di morte senza rifiutarla, potendolo fare, e questo mi interessa moltissimo. Sì, potendolo fare, che non ha rifiutato. Questo è un altro passaggio. Dottor Luigi Montanari, lei esperienze di vita e di morte ne ha tutti i giorni. Laddove si conclude apparentemente la vita ed inizia quel passaggio tremendo. Dunque, io faccio il medico, sono medico e dirigo attualmente un servizio di cure palliative. Chiaramente nell'immaginario, ma anche nella realtà, le cure palliative hanno a che fare con malati complessi, con malati gravi, con pazienti dove c'è, che vedono davanti un limite della vita dovuto alla loro malattia. Allora, come affrontare questo aspetto? Perché è importante valutare tutti gli aspetti che riguardano la vita e il percorso della malattia dei pazienti. E non è sufficiente, anche se pensiamo che lenire il dolore della malattia è un aspetto importante, però non è l'aspetto sufficiente, non è, anche se è importante, però non serve solo questo. E le testimonianze dei pazienti poi ce lo dicono, cioè anche se non ho dolore io soffro lo stesso. E questo aspetto della relazione, dell'avere vicino qualcuno che può dare un aiuto, una compagnia, una vicinanza, un significato, è questa una delle grosse scommesse delle cure palliative. Chiaro che è fondamentale saper fare bene la cura del dolore, la cura dei sintomi, ma l'aspetto fondamentale è avere presente tutta la persona. Anche Gesù, visto che l'argomento di oggi è questo, nel suo cammino ha avuto sempre, di avvicinamento al morire, ha avuto qualcuno vicino che si è sempre più diradato, però i fondamenti sono rimasti, che sono la sua mamma e Giovanni e quegli amici, adesso io la voglio togliere. Sua zia, perché c'è la sorella, esatto, di sua madre. Alcuni suoi Maria amici. Di Cleopa. Quindi questo è valido anche per noi ed è un insegnamento anche per noi, perché poi la paura degli ammalati, come penso anche la paura di Gesù, vero uomo, era proprio quello della solitudine, quello di sentirsi soli, di non avere nessuno vicino, sia nel percorso, sia proprio nel momento di morire. E quindi il nostro compito, ma il compito non è soltanto del medico o dell'infermiere, ma quello che noi dobbiamo cercare di sollecitare è proprio questa relazione degli amici, dei parenti, dei figli, dei coniugi, in modo che ci sia una compagnia e una relazione che possa accompagnare
nel momento fondamentale, e di qui nel momento fondamentale della vita, cioè quello proprio quello del morire, e dove si possono tirare le somme di quello che è accaduto nella propria vita. Infatti una delle frasi che, quelle poche frasi documentate dai Vangeli che mi colpisce sempre, uno è sempre quello del perdono, perdonali perché non sanno quello che fanno, e l'altro del tutto è compiuto. E aiutare le persone a entrare proprio nel vedere che tutto è compiuto, oppure anche se non è compiuto, c'è un perdono, c'è un qualcuno che può continuare per me questa cosa, questo dà, secondo me, e secondo quello che vedo anche ogni giorno, un avvicinarsi più sereno a questo momento. Ecco, e dico prego, una cosa in più parte, che mi sollecitava qui il collega di fianco, prima ci confrontavamo su questo. Cioè, e poi anche lei ha tirato fuori un po' il problema dei giovani. Cioè, noi cosa trasmettiamo ai giovani di adesso, ai ragazzi di adesso, su il farsi carico dei malati, della sofferenza, della grossa disabilità, sull'affrontare le malattie complesse, sull'affrontare il morire? Io penso che questo sia un compito fondamentale, perché è di qui che bisogna ripartire. Ma l'interrogativo è per noi, cioè questo fatto qui interroga me e deve interrogare noi, adulti, nel entrare in pieno nella realtà della storia dell'uomo, della malattia, del soffrire e del morire. La ringrazio. Io vorrei, se siete d'accordo, concludere questa parte, dottor Vidi, ma poi riprenderò con lei, chiedendo alla regia di farvi vedere questa slide, la numero 10 e la numero 11, perché sono anche qui indicative, tanto su quello che ci dicono i Vangeli, Il Vangelo di Marco, che parla dell'ora terza, che sarebbe le 9 del mattino, aiutatemi voi biblisti, teologi, 9 del mattino, quando lo crocifissero, e giunta l'ora sesta, che sarebbe il mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona, che sarebbero quindi le 3 del pomeriggio. E Gesù, all'ora nona, quindi sto parlando di Gesù uomo, attenzione che è importante, io insisto su questo doppio binario, esclamò a gran voce, questo dice Marco, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi qui c'è il senso, che rivedremo dopo, dell'abbandono, attenzione, dell'abbandono, perché mi hai abbandonato? Non è l'accettazione, come vedremo in un altro Vangelo. E allora il velo del Tempio si squarciò. Cosa dicono i quattro Vangeli? È l'undicesimo slide, la deposito a voi, abbiamo tentato di estrapolare. Marco le racconta queste cose, la passione e la morte, con crudezza. Io ho capito questo, quindi abbastanza dicendo le cose come stanno. Emesso un grande sospiro, spirò. Quindi non lo manda a dire, questo è. Matteo, c'è invece l'abbandono al compimento delle scritture, quando dice il disegno si è compiuto, il disegno di Dio si è compiuto, quindi il senso escatologico in sostanza. Giovanni, Gesù mostra segni di sofferenza quando arriva quel momento, e in Luca, appunto, come diceva lei, dottor, Gesù che perdona i suoi uccisori. Vi prego di andare in pubblicità, perché riprenderemo da questi argomenti. Noi però vogliamo anche accompagnarvi con il nostro maestro Alessio Zeni, il quale ci offre il punto di vista dell'artista, del pittore. Io ho detto altre volte, questa è un'arte particolare che si chiama tutta puntini, il puntillismo usato da grandi pittori, soprattutto espressionisti, in Francia soprattutto. Sì, francese. Prego. Ma io uso il puntino quando, come il granello di senape, cioè per vedere l'invisibile e per cercare di indagare la luce nella particella. Allora, visto che l'artista si occupa del colore, delle emozioni, penso che sia molto vicino sia alla materia ma anche all'anima. Quindi, se il dubbio è, c'è dentro il nostro corpo, che è materia,
una luce, un'anima, io cerco di indagarla con la frequenza del colore. Qui? Quindi qui c'è l'immagine della materia, del corpo di Gesù che è stato crocifisso, e sto tentando di trasmettere in forma di luce il passaggio, che è la Pasqua, il passaggio. Ok, grazie. In effetti, caro professore, un piccolo refuso artistico rispetto ai fatti storici c'è anche in questo quadro, come in genere in tutta la parte artistica, che nel Golgota, quando andate a vedere il Calvario, c'era, come facevano presso i romani, la crocifissione, il palo piantato, il Cristo che si portava invece l'orizzontale, non è che abbia portato tutto, portasse la croce, ma solo la parte orizzontale. È così? Sì, sì. Perfetto. Io mi sono ispirato a un... Certo. Cristo, no, rinascimentale. Rinascimentale, è molto bello. Grazie. Caro professore, di fronte a sta morte, noi dobbiamo confrontarci. Qui il dottore ha introdotto il punto di vista quando si arriva alla fine. A me ha colpito, caro Don Franco, quando dice il direttore dell'unità operativa cure palliative: in quel momento chi muore ha bisogno di avere intorno che lo aiutino al trapasso, amici, familiari. Io ricordo un tempo di aver visto anche dei film, ma nelle nostre campagne, quando uno non è, ahimè, più così nei nostri hospice, o forse lo è, si accompagnava Don Franco con intorno tutti i parenti, i figli. Era una cosa proprio intesa in questo senso, il passaggio, quindi nella morte, nella crocifissione, nella morte sotto quella croce abbiamo l'esempio, il paradigma, dottor Widman, del nostro passaggio. Ecco, insisto su questo tema. Ma la morte, almeno dal punto di vista dei vivi, è un grande paradosso, è il paradosso dei paradossi alla fin fine. E l'esperienza di chi si avvicina alla morte è un'esperienza carica di tensione paradossale, carica anche di esigenze contraddittorie. Mi pare che qui ne troviamo un paio di documentazioni, a cominciare dalla dimensione paradossale della solitudine e della compagnia. È stato detto, e la trovo sempre una frase molto efficace, che quando si muore soli. E anche qui, in qualche maniera, in quel Eli Eli Lama Sabachthani, in quel Padre mio perché mi hai abbandonato, c'è una percezione di solitudine. C'è la percezione, adesso lei sa che noi siamo esperti nell'attribuire agli altri anche quello che non pensano, è il nostro lavoro in qualche modo, e vorrei evitare di farlo perfino con Gesù Cristo, ma mi pare che in quel Dio mio perché mi hai abbandonato ci sia una percezione di solitudine, che è e contemporaneamente un desiderio di non rimanere da soli. L'altro fatto è che intorno a questa morte ci sono delle presenze. Il dottor Montanari prima sottolineava anche l'importanza delle presenze quando ci sono la morte, quando si è in area della morte. Io vorrei sottolineare una cosa, che ci sono presenze di due tipi, proprio in quell'ultima pagina di tutti i Vangeli, o almeno del Vangelo di Marco. Sono due presenze. La prima è una presenza prevalentemente, esclusivamente maschile, ed è una presenza ostile. Sono i soldati, sono quelli che tirano a sorti le vesti, sono i nemici in qualche modo, ma più genericamente sono proprio le forze ostili alla mia esperienza. La seconda è la presenza di persone, di figure supportive, e sono prevalentemente femminili, con l'eccezione di Giovanni, mi pare che siano donne, e Giovanni è proprio tra la schiera delle donne, tra la schiera delle figure affettive. Ecco, io credo che nell'approssimarsi alle esperienze di morte si
si pongano contemporaneamente queste percezioni, la percezione della solitudine e la percezione della compagnia, la percezione di forze ostili che mi sono tutte contro e alle quali in qualche modo sto per soccombere, e la percezione di forze supportive che forse hanno una valenza molto più ampia di quello che non si possa, che non si possa ritenere dall'esterno. Don Franco. Sì, beh, io avrei una serie di riflessioni che mi sono state suscitate. Di solito la sofferenza di Gesù di fronte alla morte diventa un po' scandalo. Alcuni stoici dell'epoca romana, commentando, dice: beh, ma questo è un piagnone, gli stoici sono capaci di morire senza un lamento, no? Viene messo in evidenza questo fatto. In realtà la morte di Gesù, con questo forte grido, non un sospiro, un forte grido, spirò. Questo forte grido ovviamente è il segno che la morte ha vinto, è sconfitto Gesù, no? È sconfitto, la morte ha vinto, è il primo elemento. Noi dobbiamo leggere queste cose, certo, come un racconto, ma anche con lo schema dietro teologico che ci sta. L'abbandono del padre nel momento della morte e la sofferenza del figlio, Dio mio perché mi ha abbandonato, è evidente, e fa da contrappunto alla agonia nel Getsemane, no? al sudore di sangue, eccetera. Tutto questo ci viene raccontato e commentato da Ratzinger in un suo testo, il secondo, che è su questi avvenimenti ed è straordinario, come il conflitto fra la volontà dell'uomo Gesù e quella del padre, che però si identifica con quella del figlio. Quindi sarebbe questo il grande dramma che avviene all'interno della vita di Gesù stesso. Ecco, queste sono le cose fondamentali che ci fanno capire come in realtà l'interpretazione ultima è quella che, fra l'altro, ci è stata offerta in una riflessione da Bonhoeffer, raccontata da Bonhoeffer, di un fatto accaduto, mi pare, ad Auschwitz. Vengono impiccati 7 ebrei che avevano tentato la fuga, anche perché non avevano alternative in ogni modo, e fra questi c'è uno giovane, sono impiccati al cospetto dell'altra realtà degli ebrei presenti nel campo. Questo giovane si dibatte più degli altri, più anziani, ci mette di più a morire. Uno dei presenti dice: dov'è il nostro Dio? La domanda è di fronte alla sofferenza, alla guerra che ci facciamo sempre. La risposta di un rabbino presente è tipica della teologia della croce: è lì sopra la forca con lui. Questo lo dobbiamo considerare sempre. Il racconto della morte del Signore è il racconto della nostra morte, giustamente come è stato interpretato dal punto di vista teologico, non ovviamente di altro genere, perché alla fine è quella morte che ci dà speranza. È quella sua morte, con quella sua risurrezione, che ci dà speranza. Il pianto di Gesù, per esempio, alla risurrezione di Lazzaro, sempre interpretato ovviamente dal Vangelo come l'affetto che aveva per Lazzaro, in realtà anche l'affetto che aveva per Marta, Maria e gli amici che erano lì, che piangevano tutti. Chi di noi è in grado di resistere al pianto dei parenti di una persona cara quando va ai funerali? È difficilissimo, lo sappiamo. E questo condividere la nostra sofferenza insieme alla nostra morte del figlio incarnato, che ci porta a capire questo racconto, è un paradigma teologico, è da tenere presente. Poi ovviamente le interpretazioni aiutano tutte, aiutano tutte. Per quanto riguarda i giovani, noi li chiamiamo giovani, è vero, ragazzi fino a 50 anni, è un errore nostro però chiamarli giovani, perché vanno chiamati alla loro responsabilità, bisogna impedire a loro la fuga dalla vita. Mi veniva in mente una frase che mi ha ripetuto qualcuno questi giorni, non so per quale motivo, di questo che aveva paura di morire perché non aveva vissuto. È una cosa che mi ha anche colpito, perché mi è sembrata una cosa molto significativa. Aveva paura di morire perché non aveva vissuto. Noi stiamo guardando, mi scusi Don Franco, una rappresentazione. Queste sono immagini di Via Crucis. Prima, vedete, se ne fanno un po' in tutto il mondo. Io presente soprattutto in Spagna, ad avere assistito poi la Settimana Santa, piedi scalzi in Puglia, insomma in Sardegna, eccetera. Queste sono manifestazioni e questa è una Via Crucis, credo, che ci ha offerto
San Paolo, un quartiere di Forlì, poi ci sono in giro qui in terra di Romagna un po' ovunque, conosciamo tutti anche in collina, gli interpreti. Ci sono gli interpreti, Civitella di Romagna, eccetera, eccetera. Io vorrei però a questo punto chiedere al biblista e allo storico, siccome abbiamo parlato fino ad oggi, ad ora, soprattutto dei Vangeli sinottici, poi c'è stato il cenno agli Vangeli apocrifi, io vorrei introdurre l'altro argomento. Siccome siamo in terra di Romagna e molti, forse dei nostri telespettatori, non sanno che abbiamo anche personaggi illustri, io ritengo comunque sia un personaggio illustre, caro professore, e cioè sto parlando di Orsolina Montevecchi, nativa di Gambettola, professoressa di papirologia, Università di Torino, scomparsa nel 2009, riposa nel cimitero di Gambettola. È una delle studiose, così dicono, poi io non sono un esperto, di papirologia, uno dei massimi esperti di papirologia a livello internazionale, e ha studiato in particolare i rotoli del Mar Morto. Voi sapete, anzi, Reggi, me lo spieghi lei, che cosa sono stati questi rotoli e dove sono stati ritrovati? Sono stati trovati nel 1948, quando un pastore, un beduino, stava cercando la sua pecora, la sua capra, che si era infilata in una grotta, e ha trovato la capra e queste giare piene di rotoli, cioè di... non avevano i libri come lo usiamo noi, avevano i rotoli. Sì, veniva arrotolato come oggi la Torah che si fa... Esatto, poi si srotola, si legge srotolando da una parte e rotolando dall'altra. E è stata una scoperta sensazionale, perché rotoli, testi così, in ottimo, mediamente buono, non ottimo, in buono stato, con testi anche che erano andati perduti, molti apocrifi dell'Antico Testamento, molti testi relativi agli Esseni, e si ipotizza che a Qumran appunto fosse presente un monastero esseno. Non è sicurissimo. Gli Esseni, diciamo, è una setta. Erano dei monaci ebrei praticamente, vivevano il celibato, come anche Gesù consigliava, come anche diciamo, Gesù... Diciamo oggi diremo integralisti. Sì, erano molto rigorosi su diverse cose, non erano certo buoni, come Gesù mostra essere nel suo insegnamento. Erano molto rigorosi, un po' alla maniera dei farisei e dei sadducei. E è stato prezioso perché questo ritrovamento ci permette di capire che i testi che abbiamo dell'Antico Testamento sono quelli, cioè non ci sono stati invenzioni, rielaborazioni, manipolazioni. Per il Nuovo Testamento è molto verosimile che sia successa la stessa cosa, cioè i testi del Nuovo Testamento hanno un valore storico utile per capire come funzionava la Palestina dell'epoca, utile perché appunto sono stati scritti appunto i canonici da persone che hanno conosciuto direttamente gli eventi narrati. Magari Marco non ha conosciuto direttamente Gesù, però Marco è stato il segretario di fatto di Pietro, che ha conosciuto benissimo Gesù. Luca anche non compare mai nei Vangeli, però Luca è stato un discepolo di San Paolo e di altri apostoli che hanno conosciuto direttamente Gesù. Per cui sono utili questi ritrovamenti come conferma aggiuntiva della storicità dei testi storici, dei testi evangelici. Io chiedo anche al professor Daniele Tripaldi, questi documenti, questi rotoli, il Q7 studiato o il 7Q5 studiato dal Rockefeller Museum di Gerusalemme, che fa risalire il Vangelo gli anni 50 dopo Cristo? Sì, quello di Marco, sto parlando del Vangelo di Marco. Questa è una teoria che è stata avanzata in particolare da Padre O'Callaghan e poi ripresa da uno studioso tedesco, Carsten Peter Tide, e poi anche dalla Orsolina Montevecchi. A essere onesti, ormai nessuno degli studiosi di Qumran più accreditati a livello internazionale accetta l'identificazione di 7Q5 con un testo evangelico. Ripeto, ciò non significa che quello che è stato trovato abbia meno valore e non influisce sulle datazioni dei testi evangelici. Se mi è permessa una parola prego, sull'ultima, prego.
sull'ultima slide che è stata mostrata, quella sui vari Vangeli, sì, e le reazioni alla morte. Ecco, per uno storico quella... richiamiamo, è la 11, mi pare. Quella slide sintetizza in maniera molto efficace due cose. Da un lato, come la morte pubblica, l'esecuzione di un condannato a morte fosse un atto non solo di annientamento fisico, ma anche di annientamento di tutto ciò che quella persona rappresentava a livello simbolico. E in quel momento la morte diventava uno spettacolo in cui i partecipanti guardavano e vedevano che cos'era l'ordine di Roma, che non ammetteva ribellioni. Veniva cioè in quel momento imposta anche una visione della realtà, una cultura specifica. Ripeto, Gesù aveva predicato l'avvento del regno di Dio, il rovesciamento dei rapporti fra ricchi e poveri. Con quell'esecuzione tutto questo doveva essere spazzato via. Questo che si vede, cioè queste reazioni, questi racconti, a uno storico dicono come chi è sopravvissuto a quella morte, i gruppi di seguaci di Gesù, chi si riconosceva nel messaggio di Gesù, riesce a dare un senso a quella morte, attribuendogli da un lato il significato di esaudimento delle profezie sul servo sofferente di Isaia 53, ad esempio in Marco. Matteo sviluppa la sua interpretazione specifica con i segni dei sepolcri aperti e della resurrezione dei giusti. Quindi la morte di Gesù inaugura gli eventi che erano attesi per la fine dei tempi. In Giovanni è ancora più interessante, perché tutto questo va letto anche alla luce del prologo, in cui l'autore del Vangelo di Giovanni ci dice qual è il tema che lui vuole portare avanti dall'inizio alla fine. Ecco, a uno storico questa slide dice questo, ci dice come da un lato il sistema penale romano mirasse alla distruzione del capitale simbolico dell'individuo, nello specifico del condannato a morte, nello specifico Gesù, dall'altro come i seguaci di Gesù abbiano cercato, attraverso le narrazioni orali, attraverso poi la trascrizione nei Vangeli, di dare un senso a questa morte e un senso anche al movimento di Gesù che ancora esisteva. Io dal suo intervento, professore, deduco che, primo, intanto questo è un bel tema, la crocifissione era la condanna a cui venivano sottoposti condannati dai romani. Questi quindi non è Gesù Cristo, ma lì parliamo dei ladroni vicino a Gesù Cristo. Esattamente, Gesù non muore solo. Ecco, non quindi è condannato da solo. Questo è il primo aspetto. Poi ce n'è un secondo aspetto che a me non sfugge quando lei dice: ma i romani volevano dimostrare al popolo, compresi i cristiani, i seguaci di Gesù Cristo, qual era la legge e come si dovesse condannare, perché doveva essere condannato per dimostrare agli altri. Quasi quasi sarei tentato, riportando i tempi d'oggi, quando venne bombardata una città, per dare l'esempio agli altri, dice: statevi quieti perché l'equilibrio mondiale, quindi sto parlando dell'equilibrio geopolitico dei romani in Palestina, era accreditare attraverso quella morte il proseguimento, il perseguimento della giustizia per loro, del silenzio. Prego. Ah, ecco, vi interrompo ancora, abbiamo il professore, il dottor Andrea Nicolotti, grazie. Mi sta ascoltando? Gli ospiti. Grazie. Sì, la sento. Grazie per questo collegamento. Il primo è questo, ma lei cosa dice di quest'uomo morto in croce? Velocemente, perché credo di sapere, noi ci siamo collegati insieme un'altra volta sul tema della sindone, ma non parliamo di sindone. Lei cosa ne pensa di questo uomo morto in croce? Il tema della crocifissione. Ma innanzitutto bisognerebbe dire un po' che cos'era questa pena della crocifissione. La pena della crocifissione era in uso presso i romani normalmente
per coloro che non erano cittadini romani, cioè che erano privi di qualunque diritto civile, normalmente schiavi o abitanti di province che non avevano la cittadinanza. Era considerato quindi un servile supplicium, un supplizio che era tipico degli schiavi. Era una pena infamante che si combinava ai traditori, ai rivoltosi, cioè a coloro che si macchiavano dei peggiori delitti nell'ottica naturalmente dell'occupante romano. E quindi Gesù, possiamo dire, ha subito una delle punizioni peggiori che potesse subire per l'ordinamento romano del tempo. E questo in parte spiega anche il motivo per cui l'immagine, il simbolo della croce nei primi secoli del cristianesimo sia stato sostanzialmente soltanto adombrato, cioè non sia stato un punto centrale, in quanto c'era anche un po' di riserbo, un po' di vergogna per questa persona che veniva poi considerata come il fondatore in qualche modo di una religione, ma che era stato unito. Sarebbe un po' come oggi dire che qualcuno che è stato in carcere per molti anni diventa il capo di un movimento, quindi c'era anche un po' di vergogna. Era una punizione molto dolorosa e anche esemplare. Dolorosa, beh, lo potete immaginare, perché le persone, a parte la flagellazione che ogni tanto accompagnava, molto spesso accompagnava la crocifissione, comportava poi l'essere attaccati a questi legni anche con dei chiodi oppure con delle corde, e quindi naturalmente era doloroso, ma non era una pena che doveva portare immediatamente alla morte, cioè era una pena che era studiata per permettere che chi fosse crocifisso rimanesse in vita il più possibile, e questo perché doveva servire come monito, come esempio per coloro che passeggiavano anche liberamente al di sotto delle croci e guardavano questi crocifissi, potevano rivolgersi a loro con ingiurie, con sputi, con offese. Come ci raccontano anche i Vangeli, spesso queste croci erano salvaguardate da alcuni soldati romani che impedivano che qualcuno staccasse i corpi e se li portasse via. Quindi era una punizione che doveva destare un po' di sconcerto in coloro che si trovavano nei dintorni. Noi sappiamo che a Gerusalemme, secondo quel che ci dicono i Vangeli, era stato scelto per Gesù un rialzo, diciamo una piccola collinetta che si chiamava Luogo del Cranio oppure Golgota, dove venivano erette queste croci. Allora, sappiamo tutti qual è la forma della croce, probabilmente quella che noi vediamo, siamo abituati a conoscere, era anche la forma della croce di Gesù, non ne siamo del tutto sicuri, ma la cosa è abbastanza alquanto probabile, perché diciamo che alcune volte i crocifissi venivano un po' attaccati come capitava, però normalmente il sistema funzionava in questo modo: il condannato portava la propria croce, che si limitava al palo trasversale, quello orizzontale, che si chiama patibulum, dal luogo della condanna fino al luogo dove doveva essere crocifisso. Nel luogo dove doveva essere crocifisso era già piantato un palo in verticale, si chiamava stipes, e quindi la persona poi attaccata al palo trasversale che si era portato sulle spalle veniva sollevata e inchiodata su questo palo verticale. Questo perché? Perché non tutte le volte era conveniente rifare una croce nuova, cioè il palo praticamente veniva riutilizzato varie volte, per cui quando noi vediamo sulla Via Crucis Gesù che si porta la croce con entrambe, diciamo, i due legni attaccati, questo non è probabilmente rispondente alla verità storica, ma diciamo è una rappresentazione. Ecco che quando il condannato arrivava veniva attaccato e poteva restare lì anche delle giornate intere. Nel caso di Gesù la cosa invece è durata poco, perché nel giro di qualche ora lui è morto. Bene, io mi fermo qui per adesso con lei per questa ricostruzione e la ringrazio tanto, augurandole buona Pasqua. Grazie altrettanto a voi. Grazie. E qui si apre, anche per questioni di tempo, con voi vorrei affrontare questo aspetto, che è la croce, il grido ultimo, ma poi c'è qualche cosa di nuovo.
perché la Pasqua è passione e morte, però nella, nella religione, nel cristianesimo, caso unico nella storia delle religioni, aiutatemi a capire, cominciare dal teologo, voi e a voi, come si spieghi sotto l'aspetto anche scientifico la risurrezione. Viene deposto nel sepolcro e risorge. Ma questo, sotto l'aspetto storico, certamente non c'è chi tenga di fronte. È impossibile dimostrarlo sotto l'aspetto clinico, scientifico, l'aspetto, a meno che non sia morte apparente, è difficile. Ma, e quindi, prego. Dal punto di vista scientifico, ovviamente, è un miracolo, come tutti i miracoli, uno se vuole ci crede, se non vuole non ci crede. Però dal punto di vista storico è importante quello che ci dicono i Vangeli, perché ci aiutano a capire che è difficile che gli apostoli si siano inventati una cosa così della risurrezione. L'Antico Testamento, il Messia ne parla diverse volte, ma da nessuna parte dice che deve risorgere. Se ci fosse stato nell'Antico Testamento un passo che dice che il Messia risorgerà, allora si potrebbe anche ipotizzare che gli apostoli abbiano inventato la risurrezione di Gesù che consideravano il Messia. Per cui, e soprattutto c'è una cosa molto interessante che è questa, appunto al momento della morte, della passione, tutti i suoi discepoli sono scomparsi, a parte Giovanni, sua mamma e qualche pia donna. E anche dopo gli Atti degli Apostoli, i Vangeli ci descrivono gli apostoli come impauriti, non andavano in giro a predicare, a dire siete stati ingiusti, avete ucciso una persona buona, no, erano impauriti e se ne stavano nel cenacolo. Come mai a un certo punto questi apostoli impauriti escono apertamente per le strade e cominciano a dire voi avete ucciso il giusto di Dio, ma è risorto, eccetera? C'è un salto troppo evidente tra gli apostoli impauriti e gli apostoli predicatori. Deve essere successo qualcosa. Che cosa? La risurrezione può spiegare questo enorme cambiamento. La risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù può spiegare, come dice il dottor. Vi prego però brevemente, perché stiamo avviandoci alla conclusione di questa seconda parte. La terza sarà rilevante, ma non sotto l'aspetto della passione morte. Don Franco. Può spiegare e può non spiegare, dipende da quanti elementi possiamo portare in campo. Io sono più interessato al discorso che abbiamo sentito circa la morte infamante e la vergogna dei primi cristiani, che mi risulta nuova, anche perché le prime comunità, mi riferisco a Roma, il primo successore di Pietro è uno schiavo, Lino. Lino è uno schiavo, nella cronologia dei fatti. E le comunità, a partire dalla predicazione, la liberazione dei prigionieri, degli schiavi, eccetera, ha avuto molta efficacia per i poveri e per gli schiavi. Dunque sono un po' perplesso rispetto a questo, perché teologicamente questa è la dimensione. Commento solo questo: Celso nel secondo secolo, grande critico del cristianesimo, criticherà esattamente questo, cioè che i cristiani sono donnicciole, schiavetti e vanno dietro alle allucinazioni di tale gentaglia. Quindi Celso conferma quanto diceva il professor Nicolotti. Sì, però non era la comunità che si vergognava. Di più, se il riferimento, come abbiamo ricordato prima nella scrittura, però i cristiani si dovettero difendere. Sì, però se l'identificazione del Cristo è il servo di Yahweh, che oppone la schiena ai flagellatori, che rende la faccia dura come la pietra, che accetta gli insulti e gli sputi perché diventa così forte interiormente, è una visione non debole del crocifisso, è una visione molto robusta di una persona che è non violenta, ma è che nello stesso tempo molto forte. Io su questo vorrei... Purtroppo il tempo a nostra disposizione, vi prego... Prego. Le due sono compatibili. Io ritorno su quello che diceva Don Franco adesso, dicendo che una condotta di vita che appunto porti un uomo ad accettare e a scegliere una morte di questo genere è interessante comunque sia per tutti. Quello a cui accennava prima a proposito del fatto che di quella persona che non accettava la morte perché non aveva vissuto, era così
che dicevano. Una citazione che mi hanno fatto. Beh, è esattamente questo, cioè il fatto che non si può lasciare una cosa che non si riesce, che non si è avuta. Il problema è della vita. Noi abbiamo tanti esempi di persone che riescono ad accettare la morte o comunque a morire senza particolari strepiti nel momento in cui la vita l'hanno avuta, l'hanno vissuta. Invece, come tra l'altro sulla croce Gesù dice, tutto è compiuto. Compiuto. Grazie. Prego, professor. Su questo? Cioè, lui parlava della resurrezione, no? Che era punto di vista scientifico, scientifico dice, chiaro, miracolo, dal punto di vista scientifico, e di fronte al miracolo noi ci dobbiamo fermare. Dal punto di vista scientifico possiamo dire una cosa, la testimonianza di chi lo ha visto, perché i testi, adesso io non sono teologo né biblista, però se, essendo stati scritti da chi ha vissuto quel tempo, da chi magari ha visto e toccato, cioè questa è una testimonianza. E penso che questo sia un pochino il ruolo della scienza nel dire, chiaro che nel dire che quell'evento è realmente accaduto, perché c'è qualcuno che l'ha visto e questo è un metodo scientifico, che poi la ricerca della comunque, biblica... Questo sono d'accordo, dal punto di vista medico è inspiegabile, beh, chiaro che è inspiegabile, come si dice, questa di fronte cosa, ai miracoli. Perché lui è morto veramente, perché al di là della... fustigazione con che sfido chiunque a resistere alla flagellazione e poi dopo il longino gli ha trafitto il torace ed è uscito sangue separato, siero sì, separato dall'aspetto corpuscolato. Quindi questo è un segno del cosiddetto emo pericardio della morte, morte. Anzi, in proposito, mi perdoni, vorrei ricordare a voi telespettatori Longino, che è diventato San Longino, il quale poi si è trasferito, ha percorso tutta l'Italia, questo l'ho detto sì, perché nel novembre di anno scorso ero a Mantova, c'è la cattedrale di Mantova che custodisce il sangue di forse il siero, non so come chiamarlo in termini tecnici, comunque il sangue della croce portato a Mantova da Longino, è diventato San Longino, uno dei protettori di Mantova. Tra l'altro a Lanciano, c'è pezzo della lancia di Longino che avrebbe trafitto poi il costato di Gesù Cristo. Ecco, un passaggio così per incidence per voi. Conclusione? No, questa è la documentazione anche descrittiva che i Vangeli fanno di un corpo morto. Cioè, questo è così. Cioè... Prego, prego. Terminiamo su questo, dottor Widman. Ma si sono mosse le acque, a me piacerebbe molto riprendere Però dobbiamo concludere. La dicotomia tra la volontà del singolo e la volontà del padre, che è l'ennesima dicotomia che c'è nelle prossimità della morte. Si chiama agonia proprio perché è un agon, proprio perché è un combattimento, interiore. Se ho un minuto, proverei a condensare invece una riflessione diversa che riguardi proprio la resurrezione, perché mi pare che se io sto dentro la narrazione cristiana, la resurrezione sia l'evento cardine che fa di tutta l'epopea cristica, che fa di lui un salvatore. Io credo che nel corso dei secoli si sia molto contestata, dico dal punto di vista laico, questa fede in un salvatore. Facile alibi per dire viviamo per l'appunto come ragazzi fino a 90 anni, declinando responsabilità e da qualche parte verrà un salvatore a salvarci. Credo che da quando, per una disaffezione diffusa, a prescindere dai singoli, che da quando abbiamo rinunciato a credere nei salvatori, che non è solo una questione cristiana, è molto, molto frequente, molto comune nelle tradizioni, quando abbiamo cominciato a distaccarci dal credere in salvatori extra umani, si sono cominciati dei guai anche più grandi. Abbiamo cominciato, siccome i simboli io credo siano delle realtà, abbiamo cominciato ad inventarci dei salvatori alla nostra portata.
negli ultimi 10 anni dal punto di vista, non dico politico, dico sociale, ci siamo inventati un salvatore ogni 4-5 anni. Non avere un'immagine astratta, metafisica di salvatore ci costringe a inventare dei fantozzi di salvatori che poi puntualmente ci deludono ogni 6 mesi. Questo aprirebbe, ahimè, purtroppo, un capitolo, Don Franco, molto interessante, e io mi devo fermare tentando di rimeditare le cose. Era intenzionalmente un sasso nello stagno. Nello stagno, magari per una prossima puntata. I famosi messianismi intrastorici. Che in realtà non sono negli ultimi 10 anni, ma negli ultimi 6. Io, per concludere questa puntata, vorrei ricordare ai nostri telespettatori un paio di dati. Stiamo parlando di Gesù Cristo, che ha cambiato comunque la storia dell'umanità. Anno più, anno meno, 3, 4, 5 prima di Cristo, gli errori di Dionigi il Piccolo, eccetera, ha cambiato la storia dell'umanità. Oggi, in questo nostro pianeta, non stiamo parlando dell'universo, in pianeta Terra abbiamo gli ultimi dati che provengono dalla Città del Vaticano, ci dicono che i cattolici battezzati sono 1.285.000.000 nel 2015, con un aumento di un 1,1% rispetto al 2014, ma rappresentano il 17,7% della popolazione mondiale, contro 1,5 miliardi di musulmani, totali i cristiani, quindi ho detto cattolici, i cristiani sono circa 2 miliardi. Vi do un altro dato che è estremamente interessante, perché stiamo parlando con dati anche, che sono che ormai non è più la vecchia Europa sede del cattolicesimo, sempre in diminuzione per due effetti: la secolarizzazione di cui parlava Papa Benedetto XVI, ma che parlano i nostri presbiteri, la Chiesa, ma anche dovuta all'invecchiamento. Noi non sappiamo più come nell'Islam riprodursi, questo è, dice la Chiesa, il Vaticano. E poi l'altro dato, che è estremamente interessante: i primi 10 paesi cattolici, e questo dà probabilmente il senso di come anche la presenza di Papa Francesco, dal mio punto di vista, vuol dire, perché il primo è il Brasile, attenzione, il Brasile con 172 milioni, e il Messico, secondo, terzo le Filippine, poi abbiamo l'Italia, USA al quarto posto, l'Italia al quinto, e abbiamo in fila Colombia, Spagna, Argentina, e quindi abbiamo un trasferimento della presenza del cristianesimo nelle Americhe. L'Europa che scema di più, quindi ci sono delle analisi estremamente interessanti. Mi fate concludere con un riferimento di morte di un grande della nostra storia? Primo Levi, il 12 aprile 1987, ebreo. Se questo ebreo, attenzione, grazie per questo intervento, a chi ha scritto: se questo è un uomo, come sapete, ha sofferto nei campi di concentramento 30 anni fa. E poi anche pensiero personale, 29 anni fa veniva trucidato il senatore Roberto Ruffilli in quel di Forlì. Ho cercato di dare, perché stiamo parlando di passione e morte, e quindi degli uomini, dell'uomo. Quindi ho citato due uomini, ma attraverso di loro, credo, tutti insieme vogliamo citare tutti i miliardi di uomini che ci hanno preceduti e quelli che verranno dopo di noi. Grazie, ciao a tutti, ma adesso attenzione, non andatevene, perché vorrei e vorremmo insieme offrirvi un terzo aspetto della Pasqua, perché la Pasqua porta con sé la rinascita, il folklore, la Settimana Santa e poi le processioni e poi i riti, le sagre. Noi continueremo. Non potevamo non accompagnare i temi della settimana Pasqua, della Pasqua, per la verità nelle prime due parti, come avete visto, abbiamo affrontato il tema della passione alla morte, riferito
a Gesù Cristo, ma alla morte di ciascuno di noi. Sono temi importanti. Però, dulcis in fundo, andiamo a verificare e vedere insieme cosa accade durante questo periodo nei nostri territori, anche a livello internazionale, perché mi sono permesso di dire poco fa che questo è un periodo che viene celebrato in tutto il mondo, in vario modo, la prima parte con le processioni, ma poi con i riferimenti al risveglio della natura. È avvenuto poche settimane fa, in coincidenza con l'arrivo della primavera, l'ingresso della primavera, la rinascita, il fuoco, la luce. Ecco, vorrei con i nostri ospiti affrontare questo tema. I nostri ospiti sono l'avvocato Rosalia Tassinari, che è sindaco di Rocca San Casciano, accompagnato da Gregorio Bertini e Simone Masiello, credo di avere detto correttamente, l'uno del rione Mercato. Tengo a precisare bene i colori che espongono le battaglie che sono in essere fra i due, sempre, storicamente, durante l'anno, correttamente, evidentemente, rione Mercato l'uno e Simone Masiello rione Borgo. Don Franco Appi, che accanto a me mi aiuterà, proprio perché tutto ciò ha una simbologia in questo senso e dobbiamo capire. Antonio Crociani, collezionista, un museo dell'elefante, però c'è una mostra molto interessante in questo tempo proprio nella città di Plauto, cioè Sarsina. Rodolfo Graziani, sagra e paglia dell'uovo, i mangiatori di uova del lunedì dell'angelo. Avvocato, e i fuochi, questi straordinari fuochi, falò di Rocca San Casciano, dove nascono, come nascono e che cosa succede quest'anno? Succede che si rinnova di nuovo la suggestione, la grande magia del fuoco sul greto del fiume. Nasce dalla notte dei tempi perché è un rito pagano che era stato insomma instaurato come rito propiziatorio per la rinascita della primavera, quindi l'inverno che veniva meno e quindi la natura che aveva il suo momento di splendore, che poi si è collegato anche con la benedizione delle torce, anche ad un rito di tipo cattolico. Quindi le torce partono dalla chiesa, poi incendono questi immensi fuochi sul greto del fiume, che sono poi susseguiti dai fuochi d'artificio e dalle sfilate dei carri allegorici. Ma non è tutto qui, perché sembra diciamo una scaletta ordinaria, ma in realtà questo significa che a monte ci sono ragazzi, giovani, persone mature, tutto il paese che collabora e lavora per realizzare questa bellissima festa. Quindi c'è veramente una grande passione che esploderà quest'anno la sera del 22 aprile in un momento veramente magico, dove il suo splendore l'avrà il fuoco, ma c'è anche la simbologia dell'acqua, quindi del fiume, dell'aria. Che così vorrei capire proprio gli aspetti simbolici, il simbolismo di tutto ciò. Però si arriva a questa manifestazione, a questa festa dei falò, perché è detta festa dei falò, quindi della luce, del fuoco, ma con un aspetto di preparazione durante l'anno, perché qualcosa ho tentato di scoprire. Sì, perché dobbiamo anche tenere conto della rivalità fra i due rioni, il rione Borgo e il rione Mercato. Il sale della festa sta proprio in questa rivalità, nel fatto di essere i più bravi nel realizzare insomma la manifestazione del 22. Gregorio Bertini, rione Mercato. C'è un po' di querelle, di antagonismo anche a livello di sentimenti, di sentimento, non solo la passione, ma anche il sentimento. Qualcuno qualche volta mi ha detto, attenzione anche agli amori che nascono, non so se sia ancora valido questo discorso. Sì, sicuramente c'è una rivalità durante diciamo tutto l'anno e va avanti fino alla festa, dopo poi si torna amici come prima. E anche per quanto riguarda gli amori, comunque cioè, capita che ci sia, non so, un ragazzo. Insomma, la tua ragazza o i vicini, tu chiedi, ma sei del borgo o no, glielo chiedi prima, no? No, questo no. No, cioè, sicuramente ci sono un po', diciamo, di insulti, adesso non troppo spinti, però, un po' corretti. Qualcosina anche tra fidanzati si dice, dai. Simone Masiello, una volta eravate tre rioni, adesso due, quindi la battaglia, l'agone è più spinto. C'è sempre più rivalità fra i due rioni. Il fuoco, come viene acceso? Da chi? Viene acceso... Perché io so che parte dalla chiesa madre di Rocca San Casciano. Caro Don Franco, dopo la simbologia vorrei capire, è vero o no? Sì. C'è la benedizione delle fiaccole che avviene in chiesa, successivamente i ragazzi attraverso la piazza arrivano alle proprie postazioni del fiume
in cui viene acceso un braciere da cui tutti gli accenditori del falò... Ecco, ci fanno vedere, guardate che immagini, questi due falò accesi, quanto bruciano l'intera notte con le faville che saltano per aria. È bellissimo, uno spettacolo, tantissima gente. Ma poi chi è chi vince? No? Anche qui si vince, no? Certo, chi riesce a accendere prima il pagliaio, dopo una botta prestabilita. Non chi, quanto dura? No, chi no. Si accende per prima, chi perché arriva prima a accendere. Sono raccolti che voi fate nei boschi con le necessarie autorizzazioni di che cosa? Di ginestre. Ginestre. Don Franco, che significato può avere? Il sindaco l'ha già detto, la simbologia. Sì, sono legati anche alle loro tradizioni. Intanto questa rivalità fra rioni spegne la vera rivalità che potrebbe portare a scontri, diventa un rito. Quando la rivalità diventa un rito, allora in qualche modo viene esorcizzata. Questa è la cosa forse più significativa. Per cui in realtà vanno d'accordo, insomma, al di là del fatto che se i più... Insomma, lei vuol dire che è una recita? No, sì, no, perché toglie proprio quel sentimento. No, non è una recita. Non è una recita. No. È ritualizzata. Il rito toglie un eccesso di aggressività che forse un tempo c'era anche fra le due sponde. Poi, fra l'altro, quando erano tre forse era anche più interessante perché esprimeva una pluralità che disperdeva l'aggressività, no? Perché essendo in tre l'aggressività è inferiore. È chiaro, no? Perché non c'è uno scontro diretto, c'è sempre da giocarsela. E poi il simbolo della rinascita della Pasqua è legata strettamente, per esempio la notte di Pasqua noi accendiamo il fuoco nuovo che è segno della luce, nella notte della luce che ha vinto le tenebre, Gesù che ha vinto la morte, no? la luce che sconfigge le tenebre. Il fatto è stato ricordato che è vicino, mi pare, no? Il sindaco ha ricordato che c'è anche il simbolo dell'acqua. L'acqua è un simbolo prettamente pasquale, il battesimo, che la notte di Pasqua non viene dato a quelli che arrivano a maturare il desiderio del battesimo con la preparazione, eccetera. Dunque l'acqua, il fuoco, sono gli elementi della Pasqua, del battesimo e della Pasqua. È interessante. Molto. Perché sono legati anche alla dimensione della primavera, perché adesso bruciano le ginestre, ma in realtà si brucia tutto ciò che l'inverno ha seccato, perché deve tutto ripartire. Anche perché qui ci sono dei richiami, anche la simbologia, richiami alle feste pagane, perché qui c'è un richiamo. Fra l'altro i fuochi... Non è così, assolutamente. Diciamo che questo rito probabilmente è antecedente al cristianesimo, quindi in una fase assolutamente pagana. Poi ovviamente è stato contaminato giustamente con l'aspetto... C'è stata questa sovrapposizione, sì, come sempre la Santa Madre Chiesa ha fatto... Nel corso dei secoli. Le ibridazioni dei simboli. Si chiamano ibridazioni, non contaminazioni. Che bella differenza. Attenzione, avvocato. Le ibridazioni, sì, perché si sovrappongono delle interpretazioni che hanno però le stesse radici, quindi alla fine. Ma bisogna poi avere questa attenzione a pensare che in realtà non è una sovrapposizione sterile. Ecco perché ibridazione. L'ibridazione. Signor Sindaco, però abbiamo appreso dai media che quest'anno tanta gente, noi non stiamo facendo pubblicità in questo momento, ma semplicemente capire uno dei fenomeni di questo territorio, ma tanta era la gente che ormai nella valle dell'Acqua Cheta è difficile percorrerla, perché stiamo parlando della valle dell'Acqua Cheta, questa valle straordinaria percorsa da Dante Alighieri. Nel 2021 celebreremo i 700 anni di questo passaggio, stanno maturando gli itinerari da Firenze a Ravenna. Ma lì è giusta l'acqua che è cheta, perché, è cheta, perché gli altri non sono cheti, un po' meno. Non sono cheti, lo sono un po' di meno. Ci sono le navette, mi ci sono di le navette, quest'anno c'è questa novità, quindi ogni mezz'ora dalle 6 del pomeriggio ci saranno le navette dalla stazione al paese. Adesso mi rivolgo a Gregorio e Simone, quali sono i gadget, i simboli? Li fate vedere. Beh, il rosso. Allora, il rosso e il bianco, che sono i colori del mercato. Del mercato. E cioè, io ad esempio ho la maglia e il giubbotto. Sì. Se no c'è qualsiasi tipo di gadget, dal cappellino fino... Stanno, però di dietro, guardi, non si muova, c'è proprio la scritta Borgo. Ecco, cioè la stanno inquadrando, sì, Borgo. Invece... Vediamo il castello. Di qua c'è scritto, ma Borgo è lì. Ad esempio, ecco. Brigate biancorosse. Brigate biancorosse. Sì. Biancorosse. Sì, sì, sì. Mm. Biancorosso è il simbolo anche del fuoricalcio, eh? Sì. E lui è del Borgo. I colori? Gadget? Rosso e blu. Rosso e blu.
Bologna, Bologna calcio. Quindi è bella, signor Sindaco, questa di sfida. Mi faccia fare un passaggio, signor Sindaco. Io prego si alzi perché vogliamo insieme affrontare questo tema. Noi abbiamo posto al centro di questo tavolo due elementi che affronteremo dopo. Gli elefanti e le elefantine vedremo dopo. Questa che si chiama? Questa è una, la pagnotta pasquale di Sarsine. Anche noi abbiamo la nostra rivalità, diciamo, nel nostro comune. C'è chi dice che la pagnotta viene sia di Sarsina, che ci dice che è di mercato, ma la pagnotta è di Sarsina. La pagnotta è di Sarsina. Lei si pronunci però, sì, dica. Nome e cognome, allora, ruolo. Io, ruolo. Allora, senza ruolo non è possibile. Io sono Franco Satanassi, che ex presidente della Proloco di Sarsina. Quindi la storia. La storia. E da anni prima di me... è stata, che bella, Don Franco, è bellissima. Don Franco, voi Satanassi, sì. E Don Franco, mi dite, mi confermate che la pagnotto, il bracciatello tredozio, dov'è dopo? In alcuni luoghi era il cibo pasquale per eccellenza. Il cibo pasquale per eccellenza. Da consumarsi la domenica mattina con? Con il salame. Salame e anche in alcuni posti dice l'uova sode. L'uova sode. Benedette da Don Franco. Certamente, sono quelle, anche quelle cose. Anche ad altri, ma Don Franco è il paradigma, no? In questo senso. Certo, certo. Comunque è un dolce precisamente pasquale, viene fatto durante il periodo della Quaresima. C'ha tutto un rito particolare perché appunto è legato molto anche alla Chiesa, alla questione della lievitazione, è un dolce che... Perché qui c'è il lievito madre che dà. Lievito madre. Che riposa per quanto tempo? Dipende da tante cose. Da tante cose. Dipende molto... La temperatura, l'umidità, eccetera. Da tante cose. Specialmente anche appunto la questione religiosa, perché non è... dà proprio quel senso di lievitazione, di cambio, di nuovo. Lievito nuovo. Certo, di lievito nuovo. E nella tradizione, quando io sono diventato presidente della Proloco, la prima cosa che ho fatto, perché io mi ricordo quando ero bambino, c'erano le famiglie che portavano questi dolci che facevano in casa, li portavano a cuocere al forno. Verissimo. Che adesso non si può più fare nei paesi, non esatto, si può, per questioni sanitarie, i sindaci non ce lo permettono più, che è la più brutta cosa, è l'unità sanitaria locale, l'enorme amore, che comunque è brutto, perché invece vedere passare queste persone anziane con queste asci, con le pagnotte sopra, sentire il profumo che veniva da quelle corti era una cosa straordinaria. Certamente era una favola proprio. Io sono curioso però, dica. Perché il tempo a nostra disposizione non è molto. La simbologia, mi interessa sempre sapere, la pagnotta fatta in quel modo, qui c'è l'uvetta che si vede così cresciuta, così molto bella, contenuta in questo vassoio. In questo bel vassoio che Antonio Crociani è di Crociani, attenzione, non so se voi la telecamera riesce a inquadrare abbassando la pagnotta, questo è un elefante, attenzione. Sì. È un elefante, bene, allora, è un altro gioiello, è un altro gioiello. Un altro, quindi sono due gioielli. I gioielli, certamente. Allora, il simbolo. Il simbolo appunto, come ho detto prima, è il simbolo del nuovo, della ricrescita, della Pasqua. Come posso nuovo. Dire di più? Lievito nuovo. Lievito nuovo, certo, vita nuova. Vita nuova, certamente. E qui tutti gli anni, come anche quest'anno, in prossimità della Pasqua, sono le sagre della pagnotta. Esatto. Nella fuga degli ebrei, nella Pasqua ebraica, la fuga degli ebrei dall'Egitto, mangiano il pane senza lievito. Vittorio, perché guardate come si collega il tutto. Tempo. Dopodiché appunto c'è il lievito nuovo. Ma poi il lievito nuovo, quello che Gesù dice, necessario per il rinnovamento. Voi dovete essere il lievito nuovo e il rinnovamento. Questi dolci esistono un po' dappertutto nella zona, almeno della Romagna. Prima parlavo della panina, la panella, nella zona di Santa Sofia, Civitella sulla Valata del Bidente, diciamo, Alta Valle Bidente. Nel Rabbi e il Bracciatello. Nella zona delle Marche, il nord, fino a Fano, usano la crescia. La crescia? La crescia la chiamano, e dentro...
c'è anche formaggio. Nell'impasto del formaggio. Si mangia anche quello al mattino col salame. Mi fate vedere per cortesia, intanto che parliamo, queste slide sulle sagre in Romagna in questo periodo. Fatele vedere. In realtà poi questo è il cibo del lunedì, del lunedì di Pasqua, perché si va fuori, si sta all'aperto, tutti insieme, e si mangiano queste cose che sono sostanziose e non impediscono, non c'è difficoltà a mangiarle. Perché Sottanassi, si segue perché, venga qui da me lei, no, non si segue lì, venga qui con me, lei, venga qui con me perché è interessante. Ecco, sta parlando di uova sode, qui stiamo, e siamo in territorio di un altro pezzo di Romagna Toscana. Romagna Toscana, Tredozio, il palio, 54esima sagra del palio dell'uovo. Ma di che cosa si tratta? Il palio dell'uovo, le uova benedette, le uova sode. Un tempo si raccoglievano i fiori di campo per dipingere le uova. Esatto. Don Franco, corrisponde a questo? Lei l'ha mai fatto? No, io no, ma le ho viste. Già dipinte, quando venivano a benedire da lei, vedeva viola, vedeva rosa. Di solito le colorano dopo. Dopo, bene. Allora, le palio dell'uovo, poi le colorano. Palio dell'uovo, Tredozio, 54esima sagra. E allora, com'era? E proprio si dice così, com'era? Con le allora, più chiuse. Qui stiamo parlando di una sagra del tutto particolare, cioè mangiare le uova sode. Sì. La sagra dell'uovo, dopo c'è il contorno. C'è il contorno, c'è la battitura prima ecco, di tutto. Ecco, che cosa consiste? Cos'è questa battitura? Si prende, uno tiene un uovo così, quell'altro punta contro punta, l'uovo che si rompe ha perso. Ah, questo qui però chi perde era, se lo l'inizio, mangia. L'inizio era questo che lo facevano alla parrocchia di Ottignana fuori Tredozio. Poi dopo col tempo è stata trasportata in paese e hanno fatto la sagra con carri, gare nel fiume, lancio di 3.000 uova, insomma un macello. Un macello nel senso di uova. Di uova. E nonostante non le sbattete addosso a... Sì, qualche volta capita. E quindi i visitatori, anche coloro, no, un po'. Sì, cerchiamo di stare attenti, però qualche uova può succedere. Ci arriva, E noi ci teniamo a dire che anche se siamo pochi, noi invece siamo quattro rioni. Quattro rioni, non più due, signor sindaco, voi rioni mercato, quattro rioni. Noi siamo quattro. E allora, prego, velocemente. Le uova sono sode quando arrivate a questo? No, le uova che lanciamo sono fresche. Fresche, però dopo... Le uova che battono sono sode. Ma quelle della allora bisogna distinguere dalla frittata futura. Sì. E dopodiché mandate in giro i cani a leccare per le strade? No, adesso non andiamo a vedere queste cose, vediamo un po'. Allora, fatto questo, la gara, la sfida. La sfida. Tanto lei mi ha detto poco fa che esiste un campione degli ultimi anni, quello ne ha mangiate? Quello dei mangiatori di uova. Mangiatori di uova, noi mi interessa quel particolare adesso. Quello che ha partecipato fino nel 72 ha fatto il record di 23 uova, allora è un signor anziano che non partecipa più. Il campione attuale ne ha mangiato... In carica ne ha mangiate 22. 22, imbattuto per ora. Di solito quanti partecipano a questa di sfida? Dipende, che 4, non è quella 6, di Barletta e quella di Tredozio. 9, di sfida di 9, Tredozio. Perché insomma mangiare poi delle uova sode... 9 lei ne mangia? No, io no, no. Io 22, non so se le ho mangiate in 50 anni. 22 uova lei mi viene a presentare però, il paglio però dopo ci sono, non aver mangiato le ci uova. Sono, lui è campione che della scocciatura. La lui è la scocciatura io, che io, fa. Io sì. Cosa c'entra... Anche qui avete la benedizione? No, ultimamente non si fa più, però ai tempi che si faceva a Ottignana, appunto in questa parrocchia, la battitura delle uova, era anche lì aveva una cosa, come si dice, un significato simbolico, perché come dicevano gli antichi romani, a bovo dall'inizio. La partenza della vita, partiva tutto dall'uovo e probabilmente è nata da lì la cosa, la primavera. Questo è. Quindi voi avete sciolto il dilemma, se l'uovo o la gallina. Prima l'uovo. Prima l'uovo. Prima l'uovo. Bene, grazie. Grazie. Prima l'uovo sodo. Sodo. No, però in realtà anche l'uovo diventa segno della Pasqua, no? La vita nuova che rinasce. Torniamo sui simboli pasquali. Io vorrei... Non riesco a trovare il simbolo dell'elefante. No, arrivo subito, anzi prego signor Crociani di avvicinarsi qui, non solo a sedere, venga qui accanto a me, perché oltre ad avere affrontato, posso sollevarlo, me la inquadra Mauro, questa,
questa è la pagnotta, ma sotto vedete, questo è l'elefante, è un elefante, vedete? Eccolo qua, sono tre. Si vede? Anche gli elefanti mangiano la pagnotta. Anche, ecco, traduzione, anche gli elefanti mangiano la pagnotta. Poi non so chi quale pagnotta, ma insomma andiamo avanti. E qui abbiamo gli elefanti. Perché, Crociani, lei è venuto qui, invitato da me, perché sono rimasto colpito dal suo museo personale in casa sua, che contiene... Con l'ultimo censimento dovrebbero essere 3.000. 3.000 perché in occasione elefanti. Della mostra gli amici continuano ad alimentare... In questo tempo, in quella di Sarsi, nella città di Plauto, proprio nei locali, in quei locali c'è questa mostra dedicata agli elefanti. Questo è un piccolo esemplare, ma ci sono dei soldi, che funge da salvadanaio anche. Sì, guardi, basta mettere il soldino qua. Li rimette lei. Ecco, guardate, hanno inquadrati in questo momento. Eccolo qua. Sparito. A proposito, fa sparire i soldi e vanno in pancia all'elefante. Questo è un altro tipo... questo è un ciondolo. Un ciondolo. Ecco, questo può, i ragazzi del rione possono regalare alle ragazze. E qui è un altro ciondolo. È un altro ciondolo, ma nei 3.000 elefanti c'è di tutto, dal francobollo al... Elefanti più grandi, più piccoli, vari materiali. Tutti i materiali. Anche qualche materiale pregiato? Sì, ma non si può dire. Non si può dire, perché altrimenti... Poi è vietata la caccia agli elefanti, attenzione, e soprattutto giustamente, i materiali degli elefanti. Quindi ne approfittiamo per dire, la ringrazio, Crociani, una bella mostra. No, poi non vorrei dimenticare per tutti voi che, ma cosa sono quelle cravatte? Sono il simbolo a Sarsin, vengono da Sarsin, dal suo museo, eccolo qua. Perché guardate, Mauro, guardate voi, la cravatta con i simboli degli elefanti. Ecco, anche questa è una produzione proprio della produzione di cravatte. Real cravatte di Sarsina. Allora, voglio ricordarvi, chiudendo e facendo l'ultimo giro con tutti, che il simbolo dell'elefante, questo, Elephas Indus, Culices non timet, l'elefante indiano non teme la puntura delle zanzare. È il motto dei Malatesta, che è affisso sulla biblioteca malatestiana a Cesena, ma anche... sul tempio malatestiano di Rimini, di Leon Battista Alberti. Quindi anche qui ci ha lavorato sodo. Sì. Addirittura scovando Leon Battista Alberti. Grazie. Allora, facciamo l'ultimo giro. Abbiamo visitato insieme almeno queste quattro esperienze. La pagnotta. Come le dicevo prima... legato a questo dolce c'era appunto anche una certa rivalità nelle famiglie per vedere chi la faceva meglio, chi la faceva più buona. Io quando sono entrato nella Proloca, anzi, feci una gara per vedere qual era... Lei faceva l'assaggiatore, scommetto. No, certamente. Non m'azzardavo perché è pericoloso stare più da una parte o dall'altra. Super partes, allora. Super partes. Grazie. Prego, prego. Stiamo concludendo al signor Sindaco, quindi il riassunto di tutto questo, perché stiamo parlando di sagre in territorio di Romagna, in giro per l'Italia, per il mondo, un periodo ricco, questo della primavera, di... appunto si diceva della rinascita, del fuoco, dell'acqua, della Pasqua, il significato e l'invito che vorrà rivolgere il signor Sindaco a tanti di noi, di voi, che vorranno partecipare a queste occasioni. È assolutamente la festa di rock è rinunciabile. Shakespeare diceva: accendi un desiderio e fallo bruciare dentro di te. Io dico: accendete il desiderio della festa del falò e fatelo bruciare insieme a noi la serata del 22 aprile. Però voi siete contaminati, me lo lasci Don Franco usare questo termine adesso, perché c'hanno anche dei canti e delle cante e delle danze brasiliane, attenzione. Ibridazione. È un'ibridazione quella del... almeno così era un tempo, avete... Sì. No? No, ci sono le sfilate tematiche, magari dopo i ragazzi quest'anno vogliono dire qualcosa. Sfilate, come lo dite in conclusione? Quali sfilate, con quali argomenti? Allora, il mercato sfila con la Grecia. E praticamente ci saranno, quindi, Elena, Paride, Achille, no? Sì, i tempi greci, Zeus, tutti i vari dei. Ah, avete dell'Olimpo. Cominciato dall'alto, sì. Giove, Giunone, poi giù per la scala. Sì. Bene,
Prego. Rione Borgo fa il Giappone, faremo dei carri con dei simboli principali di questo paese, verrà una sfilata molto bella. Bene, grazie. Grazie, ultimo passaggio, Tredozio. Tredozio di sfida delle uova, battitura delle uova, anche noi facciamo i carri allegorici per l'occasione. Sempre sulle uova, tema dell'uovo, della vita. Anche. Bene. Venite a Sarsina fino al 23 di aprile, c'è la vostra. Don Franco, l'annuncio. Fine del nostro giro. Il Signore è veramente risorto. È veramente risorto e noi possiamo concludere con la rinascita di ciascuno di noi. Grazie, buona Pasqua.